Ciao a tutti ragazzi, siamo ritornati e oggi abbiamo deciso di andare a esplorare e trovare qualche cosa. Non sappiamo cosa, andiamo a fare un giro in lungo e in largo. Finalmente, perché ridete? Vorrei far notare ragazzi il nobile destriero di Elvis. Elvis, 3.5. Ah, già, vabbè, ma non avevo nient'altro. Ho trovato questo, scusate. Non è colpa mia. Ho trovato questo. E questo c'era al mercato e mi hanno dato io. Ah, ho capito. Fa così, fa tipo. Andate a cagare. Come posso? Vai. Via, per mille altre nuove avventure. Yeah. Andate miei prodi. Destino vuole sempre che comunque va. È abbastanza. Destino vuole comunque che sia sempre l'uomo che segue la patata qua, però. Perché seguiamo sempre Giugio, ragazzi? Vabbè. Chissà come mai. Abbiamo persa. Dov'è? Sono qua. Ah. Aspetta che. Sentomi, scusatemi, faccio una cosina. Cioè avevo il wifi attivato e mi ciucciava linea. Eccoci. Dove siete? Siamo tutti qua. Mi staglio sul tramonto. Raga, ma poi come facciamo a tornare anch'io a casa? Ragazzi, quando trovate un posto dove ci possiamo fermare cavalli! Per prendere quello che cavalli! Vogliamo. C'è il cavallo bianco. Cavalli. Che poeti, cavallo bianco. Madonna, è notte. Posso mettere tipo così Elvis, in maniera molto figa al tramonto, che mette i cavalli in penna, tipo. Esatto, ci starebbe tipo da farlo screen così, con la musichetta figa di sottofondo. Ok, proseguiamo. No, cazzo, no, creeper, no! Cos'è? Cazzo! Bestia! L'asino. No, era un creeper, non un cazzo. È esploso l'asino. Andiamo ad esplorare le foreste di Sherwood. Oddio, che è? Oh, sono andato in acqua. C'è della lava là in fondo. E occhio che sei andato in acqua. Andiamo ad esaminare quest'opera da carta fratta. Occhio perché gli asini e i cavalli nell'acqua sono un po' ignoranti, eh. Sì. Vai. Soprattutto se c'è l'acqua fonda. No, va bene, tanto è bassa l'acqua. Il mio si vedono solo le orecchie. Che cazzo Madonna. Ridete? Aspettatemi questo. C'è la lava. Coccio. Lava come lava. Il mio cavallo va proprio a merda, va a scatti. Il mio sgomma. In che senso? Col culo o? Esatto. Ma un po' con tutto. Io non so dove sono. Ragazzi, vi ho completamente persi, secondo me. La foresta qua è troppo fitta, meglio tornare indietro. Eccomi, salve. Non vedo più nessuno. Dove siete? Io sono vicino Aaron. Elvis. Qui c'è. Ah, io sono... L'asino si è perso. Io ricordo che ho un asino. Non è molto intelligente. Lui va. Beh, ma che in realtà l'asino è intelligente. Sì, più del cavallo. Però forse il tuo è un po' stupido. No, è perché il mio sa dove deve andare. Aspetta, provo andare. Io non vi vedo più neanche vado, a voi. Vado sugli alberi col cavallo. Anch'io. Io vedo un lago gigante. Vedo anche una pecora. Allora, aspetta un attimo. Non vedi, Elvis, vedi per caso un cavallo su un albero? Sono io. Se lo vedi non sono allucinazioni, Non mi vedi? Allora. Ah. Io niente, no, ragazzi, non vi trovo più. Sono in giro, ma non vi trovo. Mi sa che... Tippati! Con l'asino? Serio? Ma ti puoi tippare con l'asino? No. Aspetta che provo a venirti a cercare io. Così almeno poi ci perdiamo in due. Ma non siamo molto distanti sicuramente, perché non è che ci siamo distanziati più di tanto. Aspetta, lo vedo. Mi vedi? Dove? No, sto scherzando. Dai. Il mio asino. Fino a merda. Ha paura. Voi state lì sull'albero. Pareva di aver visto qualcosa. No, ok. Io sono in mezzo al bosco. Qui c'è un pollo. Anche io vedo un pollo, ma non è lo stesso, presumo.
Ti vedo Elvis, ti vedo. Vai avanti. Proseguo dritto? Vai dritto. Ora gira a destra e vai dritto a destra. Gira a destra e vai sempre dritto. Sì. Ma sei senza l'asino? Dove è andato a finire il mio asino? Avanti. Vabbè. Allora. Come senza asino? Mi sono accorto adesso che ero senza asino. Tieni. Vabbè, il mio asino è andato. Vabbè, asino, che volete fare? Eccolo qua. Adesso mi sono persa io. Ciao Aaron, eccolo qua. Sono persa io. Ciao Robo. Il mio nobile destriero ha deciso di andarsene per i cazzi suoi. Purtroppo questa è la vita. Vabbè, niente, ci fermiamo qua a prendere un po' di legno. Non so cosa facciamo. Facciamo qualcosa, dai, siamo arrivati fino qua per qualcosa almeno. Eccoli, arrivo. Eccomi, mi vedete? Giratevi. Giro. Qua. Robo. Ah, okay. Vi vedo. Io prendo le vie alternative. Quando cerchi i cavalli, li cerchi per terra, non in cima agli alberi, quindi. Invece i nostri stanno appunto in cima agli alberi. Scendo anch'io. Dai, grande. Cara pecora, posso dammi un po' di carne. Posso raccattare le cose? Zappiamo un po' di vigna, va. Super D, questo episodio è dedicato a te. Esatto. Che lui sta zappando la vigna in real life. Esatto, lui io ammazzo polli. Anzi, raccolgo i fiorellini. E poi io raccolgo i fiorellini. L'invasa davanti a casa. In realtà sto raccogliendo la bamba, però non diciamolo a nessuno. Ok. Vabbè, dopo c'è Heisenberg che sa dove metterla. Esatto. La bamba. Poi distillo i fiori e faccio la met con i fiori. La met rossa. No, questa è gialla, è ancora più buona. Ok. Altro che matte blu. Quella blu in confronto non è niente. E chiuserò il canale per spaccio di matte su Minecraft. Di fiori. Sì. Giugiola, quella che scoprì il bug per creare la droga. La su droga. Tutti i personaggi di Minecraft tossici. Esatto. Così forse si spiega il mistero di Eobrine. Eobrine. Che posso fare se non dirgli bravo, figliolo? C'è una caverna, ho trovato una caverna. Ecco. Oh, è piccola però. No, c'è qualcosa qua sotto. Sì. Sì. Qualcosa. C'è qualcosa qui sotto. È la classica frase del film che viene detta dal personaggio che dopo 5 secondi muore. Ma no. Vedo qualcosa. Esatto. Boom. Aspetta un attimo che metto una torcia. Vabbè, parcheggiamo i cavalli e andiamo a esplorare. Wow. No? Sì, va bene, io sono qua sotto. Io parcheggio il cavallo. Tanto il laccio ce l'ho. Quanta gente c'è qua sotto. Creeper, zombie, scheletri. Io ho cambiato idea. Devi piazzare dove c'è una... come si dice? Un dove c'è una fence. Qua non c'è la fence. Ce l'ho. Una ce n'ho io di fence, una sola. Mettine una. Mettine una, ci parcheggiamo due cavalli. Se volete tipparvi da me, se no venite direttamente. E se hai degli stecchini o hai del lì c'è del carbone, ti posso far fare delle torce. Io faccio torce, se volete. Tieni. Non niente. Del carbone faccio torce for everyone. qua sotto c'è altro. Adesso vediamo. I baby, io che cosa me ne faccio? Non ho come piccone. Sotto c'è altra roba. Io ho un piccone. Se vuoi ti posso dare i tuoi bastoncini, no, Aaron? Tieni. Però mi serve una crafting. Prendi un attimino solo. Dammi il tempo, Aaron. Guardate qua. Tieni, Aaron. Qua c'è tanta roba. C'è la roba, arrivo. Aia. Dov'è? Qua c'è un'altra caverna. Carbone, lo prendo così faccio torce for everyone. Ok, io noi vuoi andare che andiamo con loro oppure esploriamo dall'altra parte? Esploriamo dall'altra parte. Perfetto, via. Vuoi andare a destra oppure dritto di là? Oddio, aspetta. Quanta gente che c'è qua. Aspetta che arrivo. Madonna, quanta gente. Ora arriva una caterbata di torce, Bene. Creeper, potevi esplodere in una maniera orribile. Perfetto, vai.
Okay. Santa Madonna. Dove sei andata? Seguo le torce, vedo il tuo nome. Qui c'è del ferro. Buono. Un dungeon! Un dungeon! Qua è finito, possiamo andare di là. Andiamo da loro. Via. Aspettami, aspettami. Un dungeon! Accetta! Ferro! Selle! Accetta! Sì. Accetta! Cosa, Aaron? La richiesta, giù qui c'è il mondo. Aiuto. Sì, sì. Giù, via. Ah! Cazzo. Di... Ah, credo. No, scusa, t'ho ammazzato io, mi sa. Eh sì. Cazzo di... Slashback, torni dietro. Giù la accetta. Accetta. TP accept, ah, devi fare. Ah, la vedo. Ti vedo. Aspetta che arrivo. Wow! Bestia. Ho fatto il botto. Prendiamo questi blocchi, ci servono magari per decorare la casa. Sì, quelli di col muschio. Io vado avanti. Bello. No, qua è chiuso. Poi io vado dall'altra parte a vedere se c'è altra roba. Ok ragazzi, noi direi che possiamo fermarci qua con questo episodio e proseguire nel prossimo, che verrà la prossima volta che avremo voglia di pubblicare un'altra Panicraft. E la lava, ragazzi, sospendiamo qui, ci sentiamo alla prossima volta. Ciao! Ciao! Vedremo come andrà a finire questo dungeon.